con tutta la propria organizzazione, e sta nella forza del PO dire: ok, ci sono, sono qui, li stiamo affrontando in questo modo e non aver paura di dirlo Ma lì è lo soprattutto. step successivo, cioè il dopo. Ok. Tutti avranno problemi durante un progetto o l'incremento di un prodotto. Tutti. Tutti. Cioè è inutile che ci Sì. prendiamo in giro. Cioè, il discorso è cosa succede quando arriva qualcuno che te la mena. Sei pronto a Sei rispondergli? pronto a rispondere Certo che sei pronto. facendo vedere che la cosa è che tu sei sul pezzo, che il team è sul Certo, pezzo, che c'è certo. consapevolezza. Questa è la tua reputazione che È dicevamo la prima reputazione, è anche. dire Perché, questo non va certo, bene. perché un product owner serio, tra virgolette serio, è sempre focalizzato su tutte le attività del team e io posso assicurarvi che se siete minimamente interessati, minimamente vuol dire che cioè, vi interessate parecchio delle persone con cui lavorate, il team di sviluppo con cui lavorate, sapete esattamente ogni storia con il daily, capite come è in corso e come la stanno, tra virgolette, risolvendo un expedite o portando avanti una storia, i task della storia. Quindi chiunque verrà a chiedervi qualcosa sarete prontissimi a rispondergli e qua io aggiungo nel caso il dev team ti aiuto. Nel Certo. caso il dev team ti aiuto cosa vuol dire? Che Davide cosa sta succedendo? Sta succedendo questo, questo, questo e questo. Arriva uno più tecnico che ti fa una domanda ancora più tecnica, ma perché dal database, immaginatevi qualunque situazione, qualcuno del dev team si sente preso in causa e quindi a quel punto lì senza neanche chiederlo al PO risponde lui, cioè ti aiuta oppure viene interpellato. È tutta una cosa che è una catena che poi si unisce ed è un aiuto totale verso quella che è qua, Secondo me trasparenza. questo concetto che dici tu, che io sposo, supera la cattiva abitudine italiana che abbiamo noi di mettere la polvere sotto il tappeto, i problemi sotto il tappeto. Io da quando lavoro in Agile non è più successa questa cosa. Io prima magari tendevo a nascondere dei problemi, ora li esplicito. Dico. La domanda è chi sta sopra di te? Ah, un altro mito da sfatare. Qualcuno sta sopra di te. Sempre. Ok? Belle le organizzazioni orizzontali in cui uno arriva e Sempre, dice fatto. C'è uno sopra di te, ma lui vuol sentirsi dire la verità o no? Perché esattamente. poi è questo il discorso. Lui vuol sentirsi dire la verità per aiutare. E lì è il cambio di paradigma. Per fare, come si dice, blaming, cioè per dire colpa tua o per aiutare. Scoprirete che le persone tendenzialmente vogliono aiutare. Esatto, anche perché si arriverà ad un punto in cui si sarà talmente incentrati sul progetto che se una persona viene a darti la colpa, ma falla tu. Ma poi non te ne frega Ma un poi, nel senso, perché dovrebbe venire a darti la colpa quando sei totalmente preso e focalizzato sul lavoro e sa perfettamente che tu sei l'unico, tra virgolette, insieme al tuo dev team, perché siete un gruppo coeso, insieme, tutti presi bene sul lavoro, gli stakeholders sono entusiasti, magari o non entusiasti, dipende da come siete messi con il progetto, ma voi siete gli unici che potete portare avanti il lavoro, quindi dovrà o solo aiutarvi oppure dandovi la colpa non farà altro che aumentare quell'entropia che andrà a Dovremmo fare distruggere, una a puntata distruggere sui tutto. stakeholder. Stakeholder map, in generale capire gli stakeholder, perché poi tutto si incentra sul fatto che poi qualcuno, lo diciamo, te lo mette al culo. Allora, c'è sempre quello che a un certo punto deve. La differenza fra reagire e comprendere, mi sento un po' Pierpaolo qua, mi è cresciuto un gilet addosso. Tra reagire e E comprendere. comprendere è una bella differenza, perché reagire è umano. Mi tiro un pugno, t'ammazzo. Ok. Comprendere è perché mi hai tirato un pugno. E questo pone un piede verso il cambiamento dell'organizzazione, perché comunque con queste persone ci avrai sempre a che fare. E allora, Esattamente. in milanese si dice una cosa molto volgare, però fai prima metterlo in testa che metterlo nel sedere. No, fa prima metterlo nel sedere che metterlo in testa, Sì, scusa. veramente. Però il discorso è tu vuoi passare la tua vita a litigare o a cercare di provocare il cambiamento? Provocare, come dicevo all'inizio,
cambiamento, io ti provo. Certo. Passo all'altro step che però abbiamo già compreso, assicurare che il team di sviluppo comprenda gli elementi del product backlog a livello necessario, l'ho parlato nel podcast precedente, che è il ruolo sia dello Scrum Master ma anche del PO. Il PO non deve affidarsi allo Scrum Master, cioè lui stesso deve capire che questa cosa è chiara e non deve delegarla. E attenzione, arriviamo a una cosa detta prima. Il lavoro sopra elencato può essere fatto dal PO o dal team di sviluppo. Tuttavia, il PO rimane il responsabile finale accountable. Importantissimo. Il PO potrebbe arrivare e dire: cazzi vostri, andare in Uganda. Però risponde il PO. Il PO è un'unica persona, questo è interessante, non un comitato. Il PO può esprimere la volontà di un comitato nel product backlog, ma chiunque voglia cambiare l'ordine di un elemento deve rivolgersi al PO. Cioè, persone che si rivolgono al dev dicendo c'è da fare questo, risposta, rivolgiti al PO. Esattamente. Ma proprio a priori. Sì. Senza sapere né leggere né tantomeno scrivere. E non è un atto di maleducazione, è una questione di ordine e di pulizia del processo. Perché il dev non può avere la lucidità mentale in quel momento di decidere se quello che gli viene proposto sia giusto o sbagliato. E questo è difficile, perché il dev, ne parlavo oggi con altri colleghi, se uno rinominato stakeholder si siede di fianco e gli dice ma fammi questo, ma questo fallo meglio, è difficile che dica di no, perché lui ama il prodotto che sta facendo e ci vuole qualcuno che disaccoppi questa cosa. Mi sono piaciuto da solo. Bella veramente. Sì. Momenti alti di Tiziano. Comprenda che gli elementi del product backlog a livello necessario, ecco, qui a livello necessario non è che non sono d'accordo, ma il PO condivide con il dev team, secondo me, l'importanza di una feature. Beh, la condivisione è una parte del manifesto. Certo, ok. Tutto sì, questo è col manifesto incastonato. Però io volevo sfatare. Comprenda gli elementi del product backlog. Cioè, per forza li deve comprendere, nel senso non. Ne speriamo, se no. Io volevo sfatare un mito. Il PO, rispetto ad alcune transizioni agile, non è il capo del team. Il PO è un elemento dello Scrum Team che ha una funzione particolare, come lo Scrum Master e come i dev team. Ad esempio, stamattina, scusa, abbiamo postato e sentitevi in colpa per non aver letto il post e non aver messo mi piace. O fare falso me stesso il post stamattina. Vuol dire che a ognuno il suo ruolo, cioè al pasticcere fagli fare il suo lavoro. All'interno dello Scrum Team ognuno ha un perimetro non troppo delimitato, tra l'altro, cioè con molte zone di grigie, di responsabilità ma di competenza. E questa cosa è importante, il fatto che la compressione, mica sono termini, condizioni che non sono o bianco o nero, sono grigie. Perché può essere il PO che non si spiega, il dev che non capisce, o contrario. Quindi è tutto un discorso di livelli di grigio che lo Scrum Master dovrebbe in qualche modo far emergere. Mi sto emozionando da solo. Però tornando qua, il PO è un'unica persona, appunto perché è lui che decide. Uno, non possono essere 10. Non è un comitato, può rappresentare un comitato, ma è lui che poi perde la decisione finale. Questo non è una cosa ovvia, perché all'interno di un gruppo di persone uno che a un certo punto dice è così, è difficile da mettere in atto. Il PO può esprimere la volontà di un comitato, come dicevamo, ma chiunque voglia cambiare l'ordine di un elemento deve rivolgersi al PO. Punto. È lui l'unico punto di ingresso delle cose da fare. Le cose, dico le cose apposta, perché poi lui ne identifica il valore. E questa cosa è emozionante. Ho un brivido. E andiamo avanti. Ultima frase. Io metterei una canzone di Vernice, solo un brivido.
e dovremmo pagare i diritti. Ah, okay. Ma noi usiamo quelli di Secchezza delle Fauci con il nuovo disco Boss Doppio. Affinché il PO possa agire con successo all'interno dell'organizzazione, tutti devono rispettare le sue decisioni. Minchia, difficile. Secondo voi i tempi sono maturi affinché questa nuova figura, questa nuova concezione sia accettata dalle aziende? All'interno dell'organizzazione tutti devono rispettare le sue decisioni. Io non so, qua c'è la famosa diatriba tra quello che è un organigramma di fatto, un organigramma aziendale rispetto a quella che è un'expertise riconosciuta. È sempre così, oppure c'è l'ingerenza dei famosi C-level? È quello che dicevo prima, dipende dall'organizzazione. Se tu sei in un'organizzazione in cui il PO, come dicevi tu, può decidere tutto, però io non l'ho ancora trovata, quindi la risposta alla tua domanda è secondo me no. La risposta alla mia domanda è sperabilmente. Speriamo in futuro, ma in questo momento no. Quindi ci sarà sempre un manager che ha una necessità e il product owner deve a sua volta fare in modo, con tutti i mezzi a lui possibili, di portare avanti il progetto, lo sprint, la storia. Ti faccio una domanda: Steve Jobs era un PO? Secondo me no. Perché? Perché da come l'hanno rappresentato, secondo me sì, era una merda. Sì, era una merda. In senso buono, no? Non è che poi non è che come l'ha rappresentato era uno stronzo, vero? Ma cioè, essere sì, stronzo vuol dire saper fare o non fare PO. Cioè lui era il PO, è considerato il PO per definizione, appunto per il fatto che a un certo punto ha avuto la visione, cioè lui incarnava non solo il PO ma anche il business, era l'unica persona, e poi era una persona di un certo tipo, ma indipendentemente da quello tutti, come dire, non criticavano le sue decisioni, per forza era il proprietario, no, il proprietario no, però era la D. Ma da come facciamo a vedere, però, col team non era proprio il PO, Ma quello è perché, allora, io non sono d'accordo del fatto che Steve Jobs sia la rappresentazione del PO moderno. Il PO moderno è una persona lungimirante, una persona in grado di prendere decisioni, ma che l'organizzazione gli permette di prenderle. È molto difficile da implementare, perché come al solito nelle organizzazioni una parte è agilizzata e l'altra no. Sì, però voi, punto, una startup è facile, certo, però noi in questo momento stiamo parlando non dividendo il fatto in cui un PO, come state dicendo, deve avere tra virgolette il potere assoluto di poter decidere, e io sto parlando del PO che ha la capacità di far lavorare al meglio il suo team. Ok, che sono due cose completamente diverse. Quindi io fino adesso ho detto, ad esempio, il PO secondo me in Italia non ha ancora il potere in qualunque organizzazione di poter decidere quello che vuole. Deve maturare la Deve cultura. Maturare ancora, però dall'altra parte ha il potere verso i suoi stakeholders di aiutare al meglio il suo team. Quindi come? Convincendo gli stakeholders, avendo una reputazione tale da poter dire a un determinato stakeholder: guarda, questa cosa non va bene, è meglio che la facciamo da un'altra parte. Quello sì, che sono due cose completamente diverse da avere il potere assoluto di decidere come sviluppare un prodotto di business a avere la capacità di far lavorare al meglio il suo team. Tutto qua. Questo. Andiamo avanti. Le decisioni del product owner sono visibili nel contenuto e nell'ordine delle priorità del product backlog. Nessuno, e direi nessuno, nella concezione ulissiana del termine, ha il permesso di dire al team di sviluppo di lavorare su un diverso insieme di requisiti. E il team di sviluppo non ha il permesso di agire sulla base di ciò che dice chiunque altro. Questa è sacrosanta, cioè nel senso, nessuno ha il permesso di dire al team di sviluppo di lavorare su un diverso insieme di requisiti, ma meno male. Cioè il product owner tramite il planning decide